Buonasera, siamo al quindicesimo incontro del corso online Conoscere i funghi per salvaguardare l'ambiente e prevenire le intossicazioni. È organizzato dall'AMI Umbria, che è il coordinamento delle associazioni micologiche dell'Umbria, di cui fanno parte i sei circoli micologici, quello di Terni, di Spoleto, di Foligno, di Perugia, di Gubbio e di Gualdo Tadino. E questa sera Andrea Arcangeli presenterà il relatore dell'incontro, che è come ho detto, il quindicesimo, e che consisterà in un approfondimento rispetto a tematiche già in parte affrontate in precedenti incontri. Passo la parola ad Andrea Arcangeli. Grazie per il ricordo. Ancora, se ci fosse qualche distratto, è il coordinatore dell'AMI Umbria. Quindi, se siete soddisfatti di questo progetto, è suo il merito. Invece, se qualcosa non è andato bene, la colpa magari è di qualcun altro. E questa sera ho il piacere di presentare Giancarlo Mistocchi, il presidente del Circolo Micologico Naturalistico Perugino. Che affronterà una tematica sicuramente molto molto affascinante, cioè un approfondimento sistematico. Si parlerà di porcini, ma non solo, di molte specie di funghi che gravitano intorno a questo fungo così, così ambito e così famoso. E mi preme sottolineare una cosa. Questa sera ci sarà, si entrerà un pochino anche nel dettaglio della speciografia, cosa che fino adesso abbiamo fatto, abbiamo soltanto sfiorato. Quindi ecco, probabilmente anche i micologi più esperti potrebbero sentire qualche informazione nuova. Ed in particolare Giancarlo vi sottolineerà anche i passaggi tassonomico-sistematici che ci sono stati, cioè i nomi, tra virgolette, i nomi vecchi e i nomi nuovi di questi funghi. Quindi lascio con piacere la parola a Giancarlo per non rubargli più tempo ed auguro a tutti una piacevole serata. Bene, buonasera a tutti. Come dalla presentazione della locandina che abbiamo pubblicizzato, in questo incontro vi parlerò della grande famiglia delle Boletacee. Voglio precisare che nella relazione di questa sera troverete scritto nelle diapositive, e nella descrizione dei generi delle specie, la vecchia, tra virgolette, consentitemi, passatemi il termine, classificazione basata sugli aspetti macroscopici, microscopici, organolettici e chimici. Per chimici si intende la reazione della carne a contatto di sostanze appunto chimiche o solamente, anche solamente l'ossidazione al taglio di questi carpofori. E la nuova classificazione che tiene presente tutte queste caratteristiche, in più, includendo l'estrazione del DNA e l'analisi filogenetica. Cominciamo subito con le prime diapositive che andranno a chiarire quello che ho appena detto. Prego Leonardo di mandare la presentazione del PowerPoint. Ecco qua. Allora, questo praticamente la grande famiglia delle Boletacee consiste appunto in funghi carnosi a gambe e cappello con emenoforo costituito da tubuli facilmente separabili dal cappello, pori
che vanno dal bianco, grigio, gialli, rosoli, vastri, bruni, rossi, in molti casi viranti al verde, bluastro, alla pressione, al nerastro. Carne da bianca, bianco, giallastro, in molti casi virante al verde, bluastro, all'azzurro, al nerastro, al rossastro, eccetera. Questa è una grande famiglia appunto composta da questi funghi che hanno l'imenoforo costituito da tuboli e pori. Prima moltissimi funghi appartenenti appunto a questa famiglia venivano chiamati, cioè appartenevano al genere Boletus, per cui molti... Carlo, scusa, la presentazione così si vede meglio. La presentazione non riesco a farla, mi dispiace. Aspetta, scusa, forse sì. Eccolo qua. Sì. Perfetto. Non vedevo la casellina. Bene, scusate l'interruzione. Allora, in precedenza del genere, il genere Boletus era suddiviso in sezioni, va bene? Adesso queste sezioni vedremo in seguito con le prossime diapositive, a queste sezioni sono sostituiti dei veri e propri generi, che vedremo elencati. Al genere Boletus appartengono solo 4 specie europee e praticamente sono i 4 porcini che conosciamo, i nostri cosiddetti porcini che conosciamo appunto a livello europeo. Tuboli e pori inizialmente bianchi, poi giallo-olivastri, pori occlusi da una patina biancastra nei primi stadi di sviluppo, carne bianca e immutabile, gambo reticolato in maniera più o meno ritente, micelio basale bianco, odore intenso e fragrante, sapore mite, fungino, tutte le specie sono commestibili. Quello che vediamo è Boletus cereus. È una specie termofila, ama molto il caldo e ama appunto i nostri boschi, boschi del centro Italia e del sud Italia, costituiti da latifoglie, da querce, da castagni e questi querci castagni associate molte volte allo scopo, all'erica arborea o all'erica scoparia, che anche se non è una pianta, diciamo, ectomicorizzica, cioè che produce dei funghi evidenti, esterni, è una pianta comare e riesce a creare un microambiente particolare appunto adatto alla crescita di questi funghi. Boletus cereus viene chiamato anche bronzino per la caratteristica appunto del cappello color bronzo, oppure porcino nero di scopo associato appunto alla pianta che le fa da comare. Vedete che ha un primo stadio di sviluppo, questo ha ancora i pori completamente chiusi da questa patina biancastra e poi a mano con la maturazione questa patina scompare e lascia liberi i pori di sporulare nell'ambiente e completare il ciclo vitale. Abbiamo detto che questo porcino nero si riconosce abbastanza facilmente. La superficie è sempre vellutata, va bene? Mai viscida, non la troveremo mai viscida e non ha caratteristiche particolari. Vedete che anche il reticolo non è molto evidente. La carne è bianca e mutabile e è un fungo sicuramente di buona commestibilità. Boletus cereus. Insieme a lui, sempre nello stesso clima e con le stesse caratteristiche ambientali, diciamo, Boletus estivalis o reticolatus. Reticolatus perché appena, appunto, vedete che il gambo è quasi sempre, non una regola fissa, ma quasi sempre adornato da questo reticolo a maglie lunghe di colore biancastro su un fondo nocciola chiaro, per cui è evidente. Questo reticolo è estremamente evidente, sicuramente molto coreografico. Vedete che la colorazione del cappello è abbastanza chiara e il bordo del cappello è quasi sempre bianco, dovuto non tanto alla colorazione appunto della cuticola, ma a tante squamette che adornano appunto il bordo del cappello e lo rendono
così ben visibile, biancastra, e lasciano intravedere appunto la carne bianca del cappello. Vedete che in questo caso abbiamo un reticolo a maglie allungate e sovrapposte, bellissimo, e appunto da questo l'epiteto specifico di questo fungo appunto deriva da questo reticolo ben evidente. Osservate bene, pur essendo un fungo a maturazione avvenuta, vedete che l'imenoforo è giallo-verdastro, il bordo del cappello appunto dovuto a queste squamette è sempre estremamente più chiaro del centro del cappello. Boletus reticulatus. Vedete che la situazione cambia in questi funghi che sono sicuramente ancora color caffè latte, più bianchi, più chiari da giovani, ma hanno la caratteristica di avere un bordo, e anche questi hanno la caratteristica di avere un bordo bianco eccedente nei confronti dell'imenoforo, quasi sempre eccedente. La carne, vedete che, scusate, la cuticola, vedete che è traslucida, per cui denuncia una certa vischiosità della superficie di questo fungo. Boletus edulis, questo fungo predilige le zone alpine, prealpine, ma non disdegna neanche le zone appenniniche, le grandi faggete, tipo faggeta del Monte Amiata, per esempio, dove è presente, e le abbettaie nei rimboschimenti dell'Abruzzo e anche delle Marche, eccetera, eccetera. Vedete che la cuticola del cappello eccede a mo' di grondaia, diciamo, nei confronti dell'imenoforo, va bene? Vediamo un particolare ravvicinato, un reticolo ben evidente come nel boletus reticulatus appunto, ma la superficie del cappello vedete che cambia, qui è traslucida, e questo bordo biancastro che in esubero appunto eccedente nei confronti di menoforo, che in questo caso incomincia a diventare bianco-giallastro, va bene? Questo è un esemplare maturo, per farvi vedere appunto la progressione di questo giallo-verdastro con la maturazione. Boletus edulis, questa è una bellissima fotografia scattata da un micologo appunto, con la superficie nerastra del cappello e il bordo ben definito, tutto bianco, vedete? Lanfranco Mariotti è l'autore di questa fotografia. Sempre appartenente a questo gruppo di quattro specie, Boletus pinophilus, già l'epiteto specifico pinophilus denuncia un ambiente di pineta o di aghifoglie, diciamo, che può essere pini o conifere. La superficie del cappello vedete che è tutta bernoccoluta, irregolare, rossastra, appunto assomiglia moltissimo alla buccia della castagna. Questo appunto vive nelle pinete, ma non disdegna neanche le faggete. Un pochino più raro al centro e sud Italia. Qui abbiamo in evidenza due, cioè questa era la vecchia classificazione, genere Boletus sezione Luridi e genere Boletus sezione Eritropodes. La vecchia classificazione comprendeva nella sezione Luridi spori generalmente color arancio, rossi, raramente gialli, tubuli gialli che in vecchiaia diventano verde olivia, virante al bluastro, viraggi violenti, sto parlando di luridi, viraggi violenti. Carne giallastra, biancastra, virante al blu, gambo con presenza di reticolo, e questa è la sezione luridi, questa era così determinata, Boletus sezione luridi. Boletus sezione Eritropodes, gambo non adornato da reticolo, per cui il gambo era liscio o costoluto. Pori generalmente rossi, non cambia nient'altro. Allora, da queste due sezioni nasce il genere Suillellus. Non chiameremo più questi funghi Boletus, ma li chiameremo
sull'Ellus con il nome sull'Ellus SP, poi vedremo. Carpofori di medie dimensioni, pori da rosso arancio nelle forme atipiche anche gialli, tubuli gialli, che in vecchiaia diventano olivastri, fortemente virante al blu. Il genere sull'Ellus è fortemente virante al blu. Gambo, vedete che cambia qui, perché nei luridi c'era scritto gambo con reticolo, qui gambo con o senza reticolo, se presente a maglie allungate. Sapore mite, carne amiloide. Va bene? Ricordiamoci carne amiloide. Genere sull'Ellus. Sull'Ellus luridus, nei vecchi libri troveremo scritto voletus luridus, va bene? Sull'Ellus luridus si riconosce abbastanza bene per queste caratteristiche. Viraggio violento al blu, pori rossi, tubuli gialli, che vedete qui non facciamo in tempo neanche a vedere la colorazione perché diventano immediatamente blu. Vedete che il reticolo è a maglie allungate nel gambo, va bene evidente. La caratteristica del sull'Ellus luridus è questa, vedete che i pori sono aranciati e la carne sotto i meniale, cioè che significa carne sotto i meniale? Immediatamente sotto ai tubuli troviamo una carne, la superficie della carne che ha lo stesso colore dei pori. Facciamo un'ulteriore verifica, vedete questo è un esemplare giovanissimo con dei pori rossi ben definiti, vedete che addirittura il rossore entra a far parte anche della parte dei tubuli. Reticolo evidente anche in un esemplare piccolino, vedete questa linea che è rossastra, i francesi la chiamano linea de bataille. Questo fungo, insieme a tutti altri tre funghi che poi vi farò vedere, è un fungo commestibile dopo attenta cottura. Dico commestibile perché è logico che questa serata viene vista un po' in tutta Italia, per cui gli amici micologi del nord Italia, specialmente quelli che abitano in Trentino, ma anche in Piemonte, apprezzano appunto questi funghi dopo attenta bollitura, dopo l'attenta cottura vengono cucinati. Attenta cottura significa che devono bollire perlomeno 15-20 minuti sull'acqua bollente. Se sono grandi li faremo bollire 20 minuti, se sono piccoli a pezzettini 15 minuti. Va bene? Vedete che qui cambia qualcosa. Boletus scheleti, adesso sull'Ellus scheleti. L'Ellus scheleti non ha reticolo, vedete che non ha reticolo, poi vedremo il gambo in particolare, vedete che la due terzi inferiore del gambo è di un rosso barbabietola, rosso non dico porpora, rosso violaceo intenso, e questa è una caratteristica tassonomica importante. La superficie del cappello è estremamente vellutata, color rosso mattone. Ecco, questo è un primo piano, vedete che il gambo è adornato solamente da piccole costolature. Il viraggio è violento come sull'Ellus luridus. Andiamo avanti. Genere Neoboletus. Anche questo genere scaturisce da quelle due sezioni che abbiamo visto prima. E diciamo che il genere Neoboletus sono carpofori di medie dimensioni, pori da rosso aranciato e forma tipiche, gambo adornato da punteggiatura, vedete che questo ha una prerogativa particolare, è adornato da punteggiatura, sapore mite, carne giallastra virante al blu, non amiloide, mentre prima nel genere sull'Ellus avevamo visto carne amiloide. Neoboletus praticamente non è altro che il Boletus eritropus che trovavamo prima, adesso diventa Neoboletus luridiforme, questo fungo predilige terreni acidi, per cui lo troveremo sotto pini, sotto abeti e sotto anche grosse castagnete, vecchie castagnete. Nelle vecchie castagnete riusciamo a trovarlo perché il terreno è stato acidificato dalle foglie e dai tronchi di castagno in decomposizione. Vedete la particolarità che è tutto il gambo appunto adornato da questa punteggiatura. Allora, questi tre funghi che vi ho fatto vedere sono funghi commestibili dopo attenta cottura, punto.
Patrizia vi ha parlato sicuramente di questa attenta cottura, per cui principalmente vanno riconosciute in tutte le sue parti, per cui nessuno, cioè chi non l'ha mai consumato, chi non lo conosce per tradizione, deve sicuramente confrontarsi con dei micologi per la sua identificazione, per la sua determinazione certa. Allora, sempre appartenente a quelle due sezioni, abbiamo Rubro boletus, portamento medio-grande. Vediamo quello che cambia. Arancio, talvolta gialle, cambia grande al blu o azzurro di colore giallastro, più o meno carico, sapore mite, gambo con o senza reticolo, che se presente ha maglie poligonali allargate. Il reticolo che abbiamo visto prima erano tutti reticolo a maglie allungate, non amiloide. Allora cambia il fatto che non è amiloide e le maglie sono poligonali allargate. In questa sezione, in questo genere appunto, Rubro boletus, Satanat, appartengono moltissime specie velenose, per cui dobbiamo stare attenti a identificarle con precisione. Vedete che la superficie del cappello del Rubro boletus Satanas è costituita da una cuticola bianco-avana, diciamo color crema, più o meno carico, non ha riflessi colorati, per cui è tutto omogenea. Considerate che questi funghi nascono anche cespitosi, a volte aggregati tra loro, per cui e sono di grosse dimensioni, per cui li troviamo tante volte su terreni calcarei, li troviamo appressati tra loro, e quando vanno in decomposizione si sente appunto un odore particolare molto 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 intenso e sicuramente disgustoso. Riconosciamo questo fungo in tutte le sue parti. Allora, vediamo che i pori sono rossi, i tuboli sono gialli, la carne giallastra, vedete la superficie della carne, la cuticola l'abbiamo già detto, il gambo adornato dal reticolo a maglie allargate, non ho una fotografia ma qui qualcosa si può intravedere, e la parte inferiore del gambo appunto assume molte volte una colorazione rosso ciclamino. Abbiamo detto quasi tutto, andiamo a vedere la particolarità di questo fungo, cioè il viraggio. Prima abbiamo visto dei viraggi violenti, no? Nella sezione, specialmente nella sezione sui Lellus, nel genere sui Lellus. Rubro boletus Satanas, per esempio, il viraggio è blando anche nella carne, vedete che non ha un viraggio ben deciso e intenso, è blando, e blando sia nella parte inferiore del cappello, ancora più blando nella parte inferiore. Questa è una parte dell'imenoforo, vedete, questi sono i tubuli dove si maturano le spore, tubuli, questa è la carne del cappello, questi sono i tubuli e questi sono i pori, la parte finale è il poro. Allora, andiamo a vedere il poro. Il poro, vedete che è rosso, questa è la carne rossa che contorna, che definisce il poro. L'interno del poro già diventa tubolo, e questo è il viraggio che abbiamo al tocco. Va bene? Rubro boletus Satanas, abbiamo detto che è un fungo velenoso. Rubro boletus Rhodoxanthus, la stessa cosa, è un fungo velenoso. Vedete che il gambo è adornato da un reticolo a maglie poligonali allargate, ha lo stesso viraggio, vedete che il viraggio è nella parte superiore del cappello, è blando, e nella parte inferiore la carne giallastra appunto, e assume queste colorazioni del cappello che rosso, rosate, molto intense. Il reticolo appunto, come abbiamo visto, è un reticolo rosso su una carne giallastra, per cui è bellissimo ed evidentissimo. Anche in questo caso siamo di fronte a un fungo che è velenoso, per cui non va consumato. Boletus pulchrotinctus, vecchia classificazione, Rubro boletus pulchrotinctus è la nuova classificazione.
Questo ci pone qualche problema, perché generalmente noi, quando parlavamo di funghi, di boleti, dicevamo sempre che i funghi a pori gialli sono da considerare quasi tutti commestibili, i funghi a pori rossi c'è da identificarli correttamente. Questo è praticamente quello che taglia questa definizione in modo preciso, insomma. Perché? Perché i tubuli in questo caso a volte sono completamente gialli, i tubuli, e i pori completamente gialli lo stesso. A volte abbiamo tonalità rosate, altre volte ce l'abbiamo completamente gialli, per cui bisogna identificarlo correttamente. Per identificarlo correttamente sappiamo che questo è adornato da un reticolo a maglie allargate, come il boleto Cessatanas. Sappiamo che il diraggio è blando, che al blu chiaro, e sappiamo che la superficie della cuticola è color crema con il bordo del cappello rosato. Vedete bene come anche in alcuni esemplari, non ce n'ho più, vabbè, alcuni esemplari piccolini, vedete che questa colorazione è sempre ben evidente. Va bene? Rubrum boletus pulcrotintus è un fungo velenoso. Boletus lupinus, ho inserito anche questo perché? Perché il boletus lupinus praticamente non ha reticolo. Abbiamo detto che rubro boletus comprende anche funghi senza reticolo. Questo non ha reticolo alcuno, non ha costolature, non ha niente. Ha dei pori rossi e dei tubuli gialli. La carne ha lo stesso viraggio del boletus del rubro boletus pulcrotintus e rubro boletus satanas. Lo stesso viraggio. E questa colorazione del cappello che assumono assumono delle tinte rosso cardinale a volte, con delle striature più o meno intense. La carne è gialla, va bene? Anche in questo caso siamo di fronte a un fungo velenoso. Allora, boletus, ritorniamo alla boletus. Abbiamo esaurito le due sezioni, la sezione lure e la sezione eritropodes. Adesso andiamo a vedere la sezione del genere boletus, la sezione fragrantes. Che sono? Sono tutti quei funghi che hanno tubuli pori da giallo a giallo verdastro, gambo panciuto e radicante, non adornato da reticolo, è liscio, carne con odore gradevoli, da fruttato a leggermente fenico, sapore dolciastro. Quello che vediamo qui è Borangia emiliorum, è un fungo che ha un altro genere, ma l'ho voluto mettere perché appunto ha anche lui queste caratteristiche. Vedete che c'è un gambo liscio, non adornato da reticolo, estremamente sensibile al tocco. Considerate, queste sono le mie impronte per tirarlo fuori, per far vedere appunto la fotografia con il binocolo, dove i pori e i tubuli decorrono al gambo, e questa è una caratteristica tassonomica importante che lo rendono, ce lo fanno individuare subito. E questo emenio color giallo appunto dei pori, anche i tuboli sono gialli, ma è difficilmente visibili perché vedete qui appena toccato il bordo dell'altro cappello è già diventato bluastro. Voi considerate di mettere un fungo come questo in un cesto, dopo 3 secondi è completamente blu nerastro, per cui anche essendo un fungo molto raro, è bene non raccoglierlo, insomma, anche se commestibile, non raccoglierlo per la sua rarità. Ecco, proteggiamo perlomeno quelle specie che sono critiche. Borangia emiliorum, questo fungo, ve l'ho voluto far vedere anche per la sua bellezza, diciamo, come un fungo. Allora, ritorniamo a bomba su quello che abbiamo detto prima. Da quella sezione usciamo con genere Lemilecinum, portamento medio-grande, pori gialli, poi verde oliva, gambo privo di reticolo, come la borangia, carne crema giallastra immutabile, odore fruttato nel gambo, odore di iodio, odore fruttato nella carne del cappello, nel gambo odore di iodio. E quello che vediamo è appunto Lemilecinum depilatum, perché proprio non è adornato, ha un gambo non adornato,
predilige molto la stagione secca, considerate che questo lo abbiamo trovato dopo 40 giorni di secco, che non pioveva, e la pianta con la quale vive in simbiosi è il carpino nero. Il carpino nero sapete che nasce nei boschi esposti verso nord, diciamo, dove mantiene un pochino di umidità. Questo è quanto. Carne giallastra e mutabile, abbiamo detto tutto, e la superficie del cappello appunto è una superficie estremamente vellutata. Ecco il millecinium depilato. Questa è la sezione in primo piano anche dei pori di tumore. Genere Calo Boletus. In precedenza faceva parte sempre del genere Boletus della sezione Calopodes. Il genere Caloboletus ha tuboli pori gialli, poi giallo olivastri virante all'azzurro, gambo panciuto e radicante adornato da un fine reticolo, a volte quasi non apprezzabile, carne biancastro giallastra virante debolmente all'azzurro, di sapore amaro, acidulo più o meno intenso. Vedete, questo in un primo momento veniva chiamato, considerate, Boletus albidus. Boletus albidus perché tutte le sue parti, tranne all'incuore dell'imenoforo, era completamente bianco, ricoperto da questa pruina biancastra. Poi è diventato Boletus radicans, adesso Calo Boletus radicans. È un fungo appunto che ha la caratteristica di un viraggio al blu chiaro, blando, non intenso, e questa caratteristica si apprezza notevolmente nella parte superiore del cappello, non tanto nella parte radicante. Vedete che i pori sono gialli e i tubuli sono gialli e virano appunto a questa colorazione blu pallida. La carne è amara e immangiabile. Calo Boletus radicans. Calo Boletus calopus vuol dire fungo praticamente dal bel piede, dal bel gambo. Vedete che ha un reticolo a maglie larghe, allargate, poligonali allargate, su una colorazione rosso ciclamino alla base e biancastra verso a mano che si avvicina il gambo al cappello. Il viraggio è sempre come nel Caloboletus radicans, blu leggera, blanda, al tocco i pori diventano bluastri, anche i pori diventano bluastri. In questo caso, anche in questo caso, siamo di fronte a un fungo che non è immangiabile per appunto per la sua carne estremamente amara. Il genere Butyriboletus, in presenza del genere Boletus, sezione in precedenza, del genere Boletus, sezioni appendiculati, che sono, appartengono a questo genere Butyriboletus, tubuli, tutti quei funghi hanno tubuli pori generalmente prima gialli, poi olivastri, virante all'azzurro, ma non in tutte le specie virante all'azzurro. Gambo è adornato da reticolo più o meno evidente e il sapore dolciastro. Sono funghi buoni, di buona commestibilità. La carne da biancastra gialla a volte virante all'azzurro, odori gradevoli che ricordano la pittura fresca, oppure di carne fresca appunto del Boletus appendicolatus che vediamo subito. Questo è Boletus appendicolatus, adesso Butyriboletus appendicolatus. Perché dico adesso? Perché adesso nel momento in cui voi acquisterete dei libri nuovi, troverete sicuramente non più la vecchia classificazione, ma la nuova classificazione. Il fungo non cambia, ma cambia il nome del genere. Butyriboletus appendicolatus appunto ha la caratteristica di avere un gambo panciuto che poi finisce appuntito nel terreno, quasi fusiforme, diciamo, vedete? Quasi un fuso. Vedete che la superficie del gambo è adornata da un reticolo giallo su una superficie nocciola. Se noi facciamo una sezione di questo fungo, noteremo nessuna ossidazione. Non notiamo nessuna ossidazione,
oppure qualche macchiolina bluastra, ma dove dice, dove intende il fungo per se stesso, perché noi non lo possiamo toccare in tutte le sue parti, ma non vira. Solamente qualche macchiolina compare dove vuole il fungo stesso, diciamo. Un altro fungo di buona commestibilità è Butyriboletus fechtneri. Butyriboletus fechtneri si riconosce abbastanza bene perché? Perché se vedete bene, la superficie del cappello è una superficie pruinosa. È come se noi come possiamo apprezzare questa pruina nelle prugne. Delle prugne, quelle nere specialmente, cioè la superficie tutta pruinosa e la parte inferiore del gambo assume queste colorazioni rosso ciclamino che si ripetono anche alla sezione. Vedete che la parte finale del gambo appunto ha questo rosso ciclamino. Il viraggio al blu chiaro è nella parte superiore del cappello, è sicuramente un fungo di buona commestibilità, si può mangiare tranquillamente. Altro fungo di buona commestibilità è Butyriboletus regius. Questi sono nati appressati tra loro, è difficilissimo perché Butyriboletus regius generalmente nasce solitario. In questo caso lo abbiamo trovato appunto appressato in 4-5 carpofori insieme. Vedete bene che al tocco ha delle contusioni diciamo naturali. Vediamo questo arrossamento appunto della carne, dei tubi, anche nei tubuli e anche nel gambo. Questo arrossamento che è un rosso porporo, un rosso cardinale, vedete bene, scusate, alla sezione non vira, è come il Boletus appendicolatus, Butyriboletus appendicolatus, non ha viraggi particolari, solo in alcune zone compaiono delle macchioline bluastre. Il gambo è anche in questo caso è adornato da un reticolo. E questi sono funghi, diciamo, commestibili, quelli che abbiamo appena visto, di buona qualità. Abbandoniamo il genere, il vecchio genere Boletus e andiamo a vedere il genere Leccinum, quello che è successo al genere Leccinum. Genere Leccinum si divide in due generi europei, Leccinellum e Leccinum. Scusate, io li ho descritti in un'unica pagina e vi dirò quali sono le differenze. Funghi di medie dimensioni con gambi lunghi e slanciati, i menoforo costituiti da tubuli lunghi, fini, da gialli a bianco, grigiastri fino a grigio scuro. Allora, quelli che hanno tubuli gialli e pori gialli appartengono al genere Leccinellum. Quelli che hanno tubuli bianchi e poi grigiastri appartengono al genere Leccinum. Questa è la nuova classificazione. Il gambo è adornato da squamette più o meno evidenti. Squame, abbiamo detto, il gambo. La carne è bianca o gialla, in alcune specie annerisce all'aria e alla cottura. Allora, questo fungo, Leccinellum auranciacum, ha un centinaio di sinonimi, senza esagerare, no? Prima veniva chiamato Rufus, Albostipitatum, e con tanti altri, addirittura Cromboncella troviamo nei vecchi libri, per cui ha avuto tanti nomi. Con l'analisi filogenetica è rimasto al genere Leccinum e in questo caso abbiamo Leccinum auranciacum. Leccinum auranciacum, come vedete, la squamatura del gambo in un primo momento si associa al pioppo tremulo e al pioppo bianco che troviamo un po' su tutto il territorio nazionale. La squamatura è bianca negli esemplari giovani con un cappello ben definito rossastro, la base del gambo a volte è bluastra, blu o più o meno intensa, e
Con la vecchiaia queste squamette diventano nerastre, però la superficie del cappello rimane sempre con queste tonalità rosso-aranciate ben intenso. La parte commestibile logicamente è solamente il cappello degli esemplari giovani, per cui il gambo va totalmente scartato perché è fibroso e indigeribile. Questo è, come vedete, ha i pori bianchi che poi diventano grigiastri, vecchiaia, nerastri, e appartiene al genere Lecinum. Lecinum, anche in questo caso, che è Lecinum carpini, che diventa adesso Lecinum pseudoscabrum. Lo troviamo quasi sempre, un porcinello che troviamo quasi sempre nei nostri borsi quando c'è appunto una bella fruttificazione del borso. Alla superficie del cappello è quasi sempre martellata, vedete, non è regolare, e questo fungo diventa nero alla cottura. Come ripeto, questo va consumato solo alla parte superiore del cappello. Vedete pori gialli e tubuli giallastri, per cui andiamo a Lecinellum crocipodium, che questo praticamente è un porcino estivo, predilige il caldo sotto la tipoglie, diventa nerastro. Questa è la sua l'habitus medio, diciamo, questo gambo che finisce radicante, quasi a fuso, a fusoide, va bene? E questo screpolatore quasi sempre presente, perché appunto, come ho detto, nasce d'estate, per cui la temperatura stessa induce questo fungo a screpolature. Andando avanti, andando avanti troviamo il porcino il porcino giallo d'inverno, Lecinellum lepidum, che si riconosce abbastanza facilmente, appunto perché predilige i nostri boschi, specialmente di Quercus ilex. Alla sezione la carne diventa rosata per poi diventare nerastra alla cottura. Ripeto, anche in questo caso siamo di fronte a un fungo che va al quale va tolto, per consumarlo va tolto il gambo, perché è estremamente fibroso. Andiamo avanti. Questo lo tocchiamo al volo perché è un argomento abbastanza lungo, ci vorrebbero due serate sicuramente per presentarlo nella sua interezza, perché andiamo a toccare il genere Xerocomus, che è diventato moltissimi generi, per cui tocchiamo quelli più comuni, che è l'Ortiboletus, genere Ortiboletus, bacinovi di taglia media con portamento snello poco carnoso, superficie pileica non reagenti ai vapori di ammoniaca, imenoforo giallo poi olivastro, con pori ampi, angolosi, gambo snello, prunoso, fibrilloso, privo di tomento micelare basale, biancastro, presenza di una fine punteggiatura arancio-carota nella carne, nella parte bassa del gambo. Crescita in luoghi aperti e erbosi, in ambienti rurali, urbani, antropizzati. Guardate bene. Ortiboletus rubellus, per esempio, è uno di questi. Vedete che ha un cappello rosso, bello, brillante, tutto screpolato, tubuli gialli, pori gialli, che praticamente, vedete, i pori sono estremamente angolosi, vedete come sono irregolari, e la parte inferiore del gambo, appunto, compaiono queste punteggiature color arancio, guardate, color arancio intenso. Questo è Ortiboletus rubellus. Sono funghi di commestibilità mediocre, per cui non vanno neanche raccolti, diciamo. Ortiboletus angeli, per esempio, è la stessa cosa, vedete che ha alla base del gambo appunto questa punteggiatura. Nel genere Xerocomus c'è rimasto solamente lo Xerocomus subtomentosus e basta nei funghi europei. Anche questo vedete che ha pori angolosi e il gambo
è adornato appunto da queste costolature più o meno evidenti. Allora, saltiamo la famiglia delle boletacee, andiamo alla famiglia delle suillacee, genere suillus, che non sono altro che i pinaroli, e funghi che nascono in simbiosi appunto con pini a 2, 3, 4, 5 aghi. I funghi appartengono a questo genere, appunto, genere suillus, i funghi con cuticola viscida facilmente separabile dalla carne del cappello. Imenoforo con tuboli di media lunghezza, pori secernenti, alcune specie goccioline, gambo adornato da granulazioni. Oh, quello che abbiamo di fronte è Suillus granulatus. Suillus granulatus è il nostro pinarol, che in una situazione di fungo giovane, la granulazione è praticamente con colore al gambo, nella situazione di fungo vetusto la granulazione diventa bruno rossastra. Suillus appunto, Suillus granulatus è un fungo commestibile, appunto, dopo che abbiamo tolto la cuticola e abbiamo usato funghi estremamente giovani. Questo è l'imenoforo di un Suillus granulatus nel momento in cui è ancora giovane, è nato da poco, e vedete che si cerna appunto tutte queste goccioline biancastre che poi vanno ad attaccarsi sul gambo e formano le granulazioni. Suillus bellini è un fungo che generalmente fa nei litorali, per cui nel litorale tirrenico e adriatica, è adriatico sotto pini appunto a 2 aghi. Suillus bellini si riconosce per questo bordo quasi sempre bianco, queste chiazze biancastre appunto del cappello, e se cerne goccioline rossastre. Vediamo che in un'altra diapositiva vediamo che la parte inferiore del gambo, ecco, queste sono goccioline biancastre che poi attaccate al gambo vanno a formare delle granulazioni bruno rossastre. Eccolo qua, guardate, la parte inferiore sono bruno rossastre le granulazioni, e questa è la parte dell'imenoforo. Anche in questo caso siamo di fronte a un fungo commestibile. Questo Suillus collinitus non emette, l'imenoforo non ha goccioline, vedete che ha anche abbastanza asciutto, cioè la superficie del cappello, la cuticola appunto adornata dalle queste fibrille innate, è fibrilloso, e una parte, la parte basale, diciamo il micelio basale, è un micelio rosato. Vedete che queste sono appunto le granulazioni che diventano bruno rosata a contatto con il micelio. Suillus collinitus. Suillus bovinus è un fungo non commestibile. Perché? Perché praticamente se prendiamo questo fungo in mano, lo stringiamo in mano come se fosse una pallina antistress e lo rilasciamo, questo fungo rimane intatto, non si rompe, è gommoso in tutte le sue parti. È riconoscibile sia per questa caratteristica tassonomica importante, è riconoscibile anche per questo bordo, questa colorazione caffè latte del cappello, e questo bordo che è sempre molto più chiaro della superficie dell'interno del cappello. Questo è il Suillus luteus, praticamente, che è la stessa cosa di Suillus granulatus, quello che ha in più un anello che lo ricopre quando è giovane. L'anello ricopre l'imenoforo quando è giovane e si distacca e diventa appunto color grigio bluastro quando si distacca appunto dal bordo del cappello, e lascia l'imenoforo composto dai tuboli completamente liscio e libero di sporulare. Eccolo qua, questa è la parte dell'imenoforo vista con una fotografia macroscopica. Suillus grevillei praticamente lo troviamo in presenza di larice, e è quello che troviamo in montagna quando andiamo a fare le passeggiate sotto appunto larice.
è caratteristico appunto per questa colorazione aranciata e questo anello sempre presente. È un po' il fungo da vedere, insomma. Questa è la caratteristica. Va bene? Sui Lucy Grevillei. Ecco qui. E con questo fungo abbiamo finito la nostra serata. Possiamo ritornare alla... alla regia che mi porta in primo piano. Vi saluto, spero che questa serata sia stata di vostro gradimento. Ottimo, ci sono alcune domande, abbiamo tempo per rispondere? Sì, siamo a 51 bravissimo. Minuti, però io non vi rivedo, scusate. Allora, nel frattempo che Giancarlo si organizza per vederti, volevo fargli i complimenti perché con l'estremo rigore scientifico, ma comunque l'accessibilità nei termini anche per chi ha meno dimestichezza con questa materia. Non t'ho sentito veramente... per niente, purtroppo. vabbè. Grazie comunque. Prego. Il problema è che io ho due pagine dei appunti e quindi adesso mettiti le cuffie perché ci sono tante domande da rispondere. Anzi, prima di passare alle domande farei una considerazione scorrendo gli interventi, le richieste di chiarimento, mi sono reso conto che c'era tutta Italia collegata, quindi Liguria, Lombardia, il Triveneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria, le due isole maggiori, queste le ho riconosciute io, e quindi immagino che ecco, quelle 3-4 regioni che mancano magari ci saranno state lo stesso. Bene, ci fa molto piacere. Allora, guarda, cominciando dall'inizio, il nostro amico Adriano, oltre che valente micologo, grande pasticcere, sottolineo, ci fa una considerazione che sinceramente anch'io da qualche parte ho letto, ma l'epiteto specifico reticulatus, facendo riferimento al boletus reticulatus, non dovrebbe significare che la cuticola, essendo asciutta, si screpola facilmente e lascia questo disegno? Sì, anche. È discorde questo discorso, perché alcuni lo interpretano come il reticolo che adorna il gambo, altri come la screpolatura appunto che avviene nel bordo del cappello. Ecco perché io l'ho sottolineato più volte anche quello, ma dato che il tempo è talmente breve io ho preferito elencare, cioè attribuire l'epiteto specifico al reticolo sempre ben evidente a maglie bianche nel gambo. Bene. E invece alcuni chiedono delucidazioni relativamente al significato che tu hai scritto, in particolare mi sembra quando all'inizio descrivevi il genere Suellus, hai detto la carne amiloide, poi in un altro genere la carne era non amiloide, forse non sì. Tutti sanno questo significato. Ah, bene. Allora, la carne amiloide praticamente quando contiene amido, e questo amido viene messo in evidenza da un reattivo, reattivo di Meltzer o un reattivo Lugol, che hanno sostanze iodate. La reazione che avviene è una reazione al nero bluastro della carne di questi funghi o di questi altri prodotti che hanno comunque sostanze amiloidi con dell'amido dentro. Perfetto, benissimo. E un'altra indicazione gastronomica sempre del nostro amico Adriano, che su Illellus luridus seccato
esalta i suoi profumi e secondo lui è addirittura più buono del porcino. Che gli vogliamo dire? Niente, potrebbe sicuramente ha ragione, perché la tradizione la tradizione trentina prevede appunto l'essiccazione di questi funghi. Però il mio consiglio è quello sempre comunque di prima di cuocerli e poi cucinarli. Cioè la mia, ma credo che sia una regola comunque sanitaria da rispettare, è quella di cuocerli per una ventina di minuti, anche se sono secchi, rinvenirli con la cottura completa e poi cucinarli come uno vuole. Una considerazione che invece a me lascia un pochino, invece un pochino più, diciamo, restio a prenderla per buona, è relativamente al rubro boletus pulcro tinctus, che se cotto molto bene potrebbe anche essere consumato. Beh, noi abbiamo la prova. Esatto, bravo. La prova approvata di un nostro socio che ha voluto a tutti i costi mangiare e provare questa esperienza. E lui ci ha confessato appunto che nella sua vita ancora non aveva mai provato di star male in quelle di stare in quelle condizioni per un'intera notte, e penso che anche il giorno dopo non era tanto brillante, perché praticamente è stato seduto nel water per quasi tutta la notte con dolori atroci, appunto questa sindrome gastrointestinale era acutissima, per cui lui sapeva che comunque non sarebbe sfociata in un però essendo in un avvelenamento serio con conseguenze diciamo stabili, però era un elemento giovane, un ragazzo giovane che ha superato in questa maniera, ma sappiamo che pulcro tinctus in questo caso lo abbiamo provato su di noi, insomma, perché l'ha provato lui per noi. Paolo Salemme sottolinea la bontà di Butyri boletus appendicolatus. Sì, sono d'accordo. Io ho provato il Regius, Butyri boletus Regius, che più o meno è la stessa cosa, sono d'accordo che è un fungo di buona qualità, buon commestibile. Poi la nostra amica Simonetta, forse adesso non ricordo bene quando parlavi, se potresti aver fatto intendere quello che lei domanda, ma non ci ho fatto caso. Chiede se l'Eccinum aurantiacum è sempre associato a pioppo tremulo. Pioppo tremulo e pioppo bianco, questa è l'associazione. L'Eccinum e a quercia, perché adesso praticamente nell'analisi filogenetica si è scoperto praticamente che il DNA è perfettamente sovrapponibile anche al Eccinum quercinum, per cui ha tre specie che sono, ma se uno entra su Index Fungorum, che praticamente è una banca dati internazionale, si accorge che i sinonimi di questa specie sono tantissimi, sono una pagina intera, per cui sono tantissimi, che rientrano appunto nell'Eccinum aurantiacum. Sì, è stato, lì c'è una storia dietro, perché è stato interpretato male circa 50 anni fa, non è stato letto attentamente la diagnosi originale, quindi è stato interpretato male pensando che fosse quel fungo con il gambo sempre bianco. E poi da lì che praticamente nell'epoca moderna è stato chiamato albo stipitatum, sì, per un certo periodo. Però dopo è rientrato l'albo stipitatum perché è rimasto un senso, cioè l'interpretazione di un micologo, ma di fronte a tutti gli altri praticamente non si può prendere come vera, insomma, la cosa. Ecco. Sì. Paolo Salemme ci chiede, ma Boletus betulicola
È inserito nella sezione Dules, No, beh, no, no, nei nostri. è un sinonimo di Boletus Edulis. Sì. È diventato, cioè, noi in Europa abbiamo, Europa abbiamo quattro specie di Boletus, punto. Esatto. Poi dopo, ecco. L'ultima, Claudio Barbo chiede: ma Leccinum lepidum e Leccinum corsicum, poi alla fine sono sinonimi? Sembra di sì, però ancora lo dobbiamo provare. Sì, Esatto. questo, ecco, lo dobbiamo provare perché? Perché l'Echinum corsicum è associato appunto a un cisto che nasce in Corsica, scusate, in Sardegna. Però ecco, noi abbiamo richiesto più volte questo Lecinum per fare un paragone appunto del DNA per vedere quello che cambia, no? Nell'analisi del DNA. Questo adesso praticamente sto Leccinum corsicum non esce fuori da nessuna parte, insomma, ecco com'è il discorso. Però Nel dobbiamo momento in cui aspettare. avremo una risposta certa, lo comunicheremo, insomma, ecco. Sì, ad oggi ancora diciamo l'habitat ed anche le dimensioni, Sono i troppo nostri pochi. amici sardi, insomma, che Che ci seguono poi, tra l'altro, stasera. sì, che ci seguono, lo conoscono molto bene, loro sostengono che dal punto di vista morfobotanico comunque ritengono che abbia delle differenze, però sembra che il DNA dica un'altra cosa. Ma aspettiamo le pubblicazioni Sì. quando arriveranno. E io ti rinnovo i complimenti e lascerei la parola al nostro coordinatore, professor Mingarelli, per i saluti. Mi associo ai complimenti di Andrea Arcangeli e dei tanti che li hanno espressi attraverso i loro collegamenti per la relazione ottima di Giancarlo Bistocchi. Io seguo conferenze scientifiche da tanto tempo e ho imparato una cosa, che più il relatore è conoscitore della materia e più semplice la relazione. Questa è un'equazione che si trova sempre. Se il relatore riesce a esprimere concetti, relazioni, in questo caso anche formulazioni di ipotesi di classificazione in base anche a una nuova nomenclatura, in modo molto chiaro, molto semplice, e peraltro questa sera Giancarlo ha anche elencato tante specie in un tempo quasi da record, mi sembra attorno ai 40 e poco più minuti, e a nessuno è dato facilmente di restare in questi tempi con le tante informazioni date. Quindi mi sembra che sia stato un incontro come gli altri, ma con questa caratteristica in più che ha messo a disposizione delle tantissime persone, appassionati, micologi ed esperti, credo un livello culturale molto alto. E questo, d'altra parte, è lo scopo del nostro corso. Io penso che finora ci siano state tutte le lezioni, meno la mia, a questi livelli, e credo che è un servizio che noi mettiamo a disposizione della comunità nazionale, e vedo che la comunità nazionale la accetta di buon grado e ci aspetta tutte queste lezioni. Quindi grazie Giancarlo, grazie sempre allo splendido Andrea, nostro direttore scientifico. E debbo annunciare il prossimo incontro, che è il 16° addirittura, e che riguarda i funghi simbionti,
riconoscimento delle piante e principali associazioni, che sarà tenuto un po' dal decano dei micologi umbri e di molte parti, e rispetto anche a molte parti d'Italia, che è Aldo Brando De Angelis. Buona serata, grazie, grazie a chi ci ha seguito, grazie a Andrea Arcangeli, grazie e complimenti a Giancarlo Bistocchi. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a tutti, buona serata, grazie per Luisa.